Nell'aver intitolato l'istituto non è solo aver reso onore ad un uomo che ha speso la sua vita per la legalità, per la giustizia, per la correttezza, ma è anche un condividere appieno l'operato del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, e soprattutto serve da monito per i ragazzi, perché il solo ripetere il suo nome tutte le volte che nominano la propria scuola significa reiterare quei valori, quegli ideali per i quali il giudice ha perso la vita, ha sacrificato la sua vita, ben consapevole di cosa andava incontro. Infatti ha scelto di rimanere sulla strada maestra. La musica ha un legame forte con il nome di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, perché lui adorava la musica classica. Sì. Diciamo che la scuola un po' in tutto lo ricorda nelle iniziative alla legalità, ma lo ricorda perché ad esempio lui amava il mare, la scuola è vicina al mare, si dà il caso, e poi amava la musica e la scuola è a indirizzo musicale, e quindi proprio si vive nel suo ricordo.